Buongiorno, con questo breve video messaggio voglio far sentire la vicinanza dell'amministrazione comunale ai nostri censiti, i quali stanno attraversando un grave periodo di difficoltà sociale ed economica. Vi propongo ora un breve video sulle aree cimiteriali del nostro comune, ed in particolare sull'area cimiteriale di Tese, dove da molti anni si rinnova un voto e un ricordo dei defunti. È un modo questo per farvi sentire vicini anche in questo momento a questa vostra importante ricorrenza nel modo che oggi è possibile. Vi auguro tutti quanti un sereno 1º maggio e vi ringrazio. Buongiorno a tutti da parte della parrocchia di Tese Basilana. Purtroppo quest'anno il 1º maggio non potrà essere festeggiato a Tese Basilana, non potrà essere celebrata la Santa Messa che ai Tedotti preme molto. E con la promessa del voto purtroppo quest'anno non verrà fatta. Abbiamo pensato assieme all'amministrazione comunale e insieme a Don Bruno di fare un breve filmato. Purtroppo non possiamo fare nessun tipo di manifestazione, quest'anno saremo bloccati per lo svolgimento delle nostre attività. Cercheremo di rifarsi al più presto. Torneremo più forti di prima, torneremo più bravi di prima. Volevo concludere salutando da parte mia, da parte del Consiglio di Amministrazione della Prodotto, da parte di tutti i collaboratori, esprimere un grosso e mandare un grosso saluto a tutti quanti i nostri paesani e i nostri cesiti. Saluti a tutti In dalla nome del parrocchia Padre, di del Figlio e Tese dello Spirito Santo. Amen. Il Signore sia con voi. Cari Tedoti, anche quest'anno, nonostante l'occasione, vogliamo ricordare l'anniversario del voto fatto dai nostri vecchi nel 1945. Anche oggi vogliamo rivolgerci a Dio, chiedendo il suo aiuto, e ai nostri defunti perché preghino per noi, perché possiamo uscire da questo momento nel migliore dei modi, da questa difficoltà sanitaria, economica e politica. Così si esprimevano i nostri vecchi nel 1945. Tese in Valsugana, il 18 febbraio 1945. In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la popolazione della parrocchia di Tezze in Valsugana, rappresentata dai suoi capi famiglia qui sottofirmati, considerando che in questa guerra lunga e crudele, guerra che ha devastato mezzo mondo, ma specialmente l'Europa, ed ha portato le sue rovine e le sue morti dovunque anche intorno a noi, per grazia speciale è stata finora di preferenza risparmiata dai bombardamenti, dagli incendi e dalle altre rappresaglie. Fiduciosa nella misericordia di Dio Uno e Trino, ottimo e massimo, nella protezione della Vergine Santissima della Mercede, nell'assistenza dei suoi santi patroni Antonio da Padova e Brigida, nell'aiuto delle sante anime del Purgatorio, che anche in seguito le verranno tenuti lontani gli orrori della guerra micidiale ed incendiaria, e che potrà sino alla fine del conflitto rimanere nelle sue case senza dover scollare ed esulare lontani in cerca di rifugio. Fa voto solenne dirigere appena possibile, dopo la cessazione delle presenti ostilità, una cappella nel cimitero locale dedicata alle sante anime, dove verranno ricordati i suoi morti, vittime della guerra 14-18 e di quella del 40-45, e dove ogni anno, nel giorno dell'anniversario dell'armistizio di quest'ultima, verrà celebrata solennemente una santa messa per tutti i caduti della parrocchia, con l'intervento dell'intera popolazione, alla quale si procurerà che venga tenuto un discorso d'occasione. Alla sera poi del medesimo giorno, tutto il popolo si radunerà ancora nella chiesa parrocchiale per cantare solennemente un Te Deum di ringraziamento per tante grazie ottenute in questo tempo di guerra, in cui si può ben proclamare:
che misericordia Domini, quia non sumus consumpti. Fu per misericordia del Signore se non siamo stati distrutti. Ripetiamo qui le parole della Sacra Scrittura: si inaridisca la nostra mano e si paralizzi la nostra lingua se non adempiremo scrupolosamente ed esattamente quanto sopra. Amen. Firmato e seguono 289 firme. Preghiamo. Ascolta, o Dio, la preghiera che la comunità dei credenti innalza a te nella fede del Signore risorto e conferma in noi la beata speranza che insieme ai nostri fratelli defunti risorgeremo in Cristo a vita nuova e vive regna nei secoli dei secoli. Dio Padre, che ha ribaltato la pietra del sepolcro di Gesù Cristo, ridarà vita anche ai nostri corpi mortali per unirci nella gloria, alla gloria del Signore risorto. Per i pastori della Chiesa che si sono addormentati nel Signore, perché siano eternamente beati insieme con le sorelle e i fratelli che guidarono ai pascoli della vita eterna. Per le vittime della guerra e di ogni forma di violenza, perché il loro sacrificio affretti un'era di fraternità e di pace. Per i nostri familiari, amici e benefattori defunti, perché possano godere della gioia eterna, della contemplazione del tuo volto. Per tutta la famiglia umana, perché siano consolati gli afflitti, liberati gli oppressi, radunati i dispersi. Per la Chiesa, pellegrina nel mondo e qui presente, perché diffonda sino ai confini della terra la beata speranza che splende in Cristo, vincitore del peccato e della morte. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Preghiamo. Sì, benedetto Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che nella tua immensa misericordia ci hai rigenerati mediante la risurrezione di Gesù dai morti a una speranza viva per una eredità che non si corrompe e non marcisce. Ascolta la preghiera che ti rivolgiamo per tutti i nostri cari che hanno lasciato questo mondo. Apri le braccia della tua misericordia e ricevi nell'assemblea gloriosa della Santa Gerusalemme. Per Cristo nostro Signore, l'eterno riposo, dona loro, Signore, che splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su noi e con noi rimanga sempre. Nel nome del Signore andiamo in pace.